Prosegue la battaglia dei commercianti di Piazza Grande che in più di un'occasione hanno manifestato la loro contrarietà alla terza giostra del Saracino, quella straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia che si correrà in notturna il 27 agosto. Limitare il più possibile i danni per i commercianti della piazza, questa è la richiesta avanzata al vice sindaco ed assessore alla giostra Gianfrancesco Gamurrini, che ha incontrato gli esercenti aprendo così un dialogo con loro. Ma diciamo che siamo convenuti a le varie proposte nella speranza che appunto lui ha preso atto, che nella speranza di poter sia nello smontaggio che nel montaggio poter diciamo recuperare qualche giorno. Questo per far sì che insomma il fatto che la terza giostra crei meno danno possibile. Tentare nel montaggio e nello smontaggio di accorciare i tempi e i giorni, soprattutto visto che per quanto riguarda diciamo le prove, la richiesta che avevamo fatto di accorciare anche le prove non è stata accettata da di conseguenza istituzione giusta, di conseguenza speriamo in questa riunione con i tecnici nel fatto che trovino la soluzione per accorciare appunto queste tempistiche. Se questo concetto venisse espresso e trovato la soluzione migliore, questo andrebbe poi negli anni, nelle entrambe le edizioni, a favore chiaramente poi soprattutto della città e di tutti chiaramente. Ho trovato una persona educata che ha dato diciamo risposta a tutte le nostre domande, si è messa a disposizione, ora spero che oltre alle parole insomma possiamo arrivare a qualche fatto.